start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Kerbal Space Program 2, il gioco seguito di quello che fu l'inizio di Indie Gameplay Ita. Nell'estate, se non ricordo male, del 2013 pubblicai i primi due video ed erano un tutorial su come arrivare sulla Luna. Oggi, o meglio, è uscito da qualche giorno Kerbal Space Program 2 e ve ne voglio parlare. Da come potete notare dal menu, dall'animazione qui, la grafica è notevolmente migliorata e l'aspetto dei pianeti è uguale, se non migliore, di quella ottenuta grazie alle mod per il primo. Ci sono però delle criticità di cui io vi parlerò ora. Andiamo con la mia partita, carichiamo la mia campagna. La prima cosa che voglio dirvi è che su Steam lo si trova dal 24 di febbraio e costa ben 49,99€. Troppo? Forse, però ve ne parlerò meglio. Quando uscì il primo era un gioco a basso prezzo, perché ovviamente era in Early Access. Questo è uscito in Early Access pure lui, sono cambiati gli sviluppatori a quanto ho capito, e si riparte diciamo da zero anche qui. E questo è un po' un peccato. Adesso poi ne parliamo nel corso del video. Intanto mi ha salvato la partita mentre stavo lanciando questo razzo, ma interrompiamo immediatamente e recuperiamo il veicolo e torniamo all'inizio. Abbiamo iniziato così. Allora, vi faccio vedere, vediamo se riesco. Centro spaziale, dai. Ok, questo è il nostro centro spaziale, il nuovo centro spaziale. Vi avviso, sto giocando con una 2080 e a tutto al massimo. Il gioco ha dei problemi, dovrei abbassare il dettaglio, quello lo dovrei dire, ma non lo voglio fare, aspetto qualche ottimizzazione. Questo è il centro spaziale, dove praticamente è praticamente uguale all'altro. Abbiamo la stazione di assemblaggio veicoli, l'addestramento, la stazione di tracciamento, la piattaforma di lancio. Allora, praticamente il centro di addestramento niente altro è che una serie di tutorial che io non ho fatto, perché ovviamente masticavo già abbastanza bene il primo, per quanto mi affidassi alla mod MacJab per tutti i rendezvous e gli allunaggi, che è una genialata anche quella, che si integrava perfettamente con il gioco, per non essere degli ingegneri, insomma. Stazione di tracciamento, il funzionamento è lo stesso, dove possiamo andare a vedere tutti i nostri, vedete, c'è il nostro pianeta Kerbin, c'è Moon, c'è Minmus, c'è Duna, c'è Dress, c'è Bop, Elo, con tutti i relativi satelliti. Ma una delle cose più intriganti di questo titolo è l'introduzione, diciamo, del viaggio interstellare. Ora, stiamo parlando di un Early Access e la più grande criticità che vi deve far valutare se acquistare o meno il titolo è il fatto che, purtroppo, ci troviamo di fronte alla situazione che c'era in Kerbal 1. Cioè, Kerbal 1 l'abbiamo visto nascere, crescere e diventare un signor gioco. Kerbal Space Program 2 è la stessa cosa, che secondo me da un lato è un po' inconcepibile, però è così. Nel senso che ora abbiamo solo la modalità sandbox, questo non è necessariamente un difetto. Piazziamo le capsule ed è molto bello il fatto che ci sia proprio la dimensione già qui visibile. Possiamo piazzare la nostra capsulina. Possiamo andare, beh, qua ci sono i preferiti, ma in realtà il metodo di costruzione è lo stesso. Andiamo a piazzare la capsula qui, poi potremo vedere addirittura anche, forse anche all'interno. Possiamo piazzargli i serbatoi, possiamo piazzargli i decoupler, possiamo piazzargli tutto quello che è diviso più o meno nello stesso modo dell'altro, perché gli possiamo mettere, scusate, paracadute, andiamo a cercare le strutture per il calore, l'accoppiamento, insomma adesso vi faccio vedere se lo trovo, dispersione, SM gli mettiamo, no, è piccolino, questo è una roba grossa, e te li mettiamo la protezione termica, gli piazziamo un bel decoupler, così, cioè vedete la costruzione è molto più fatta meglio, nel senso che è molto più plastica, ecco, la definirei così. Piazziamo anche il motore,
pensarlo giusto. Così, no, magari è un po' più grande, così. Okay. Questo è un razzo. Poi ci sono le varie automazioni che si possono mettere, e la gestione delle parti, tutta la ruota trasla, cioè è fatto bene da questo lato qui. Ora andiamo alla piattaforma di lancio. Piattaforma di lancio che è più o meno simile, se non fatta meglio, perché una delle parti più... Vabbè, intanto possiamo vedere i nostri omini qui. Non ho visto se c'è una telecamera interna, non l'ho trovata, premendo C non mi fa vedere l'interno, però... Diciamo è meno, cioè la cosa più un pochino più brutta di questa grafica è che la navball sembra quasi quella in shader, praticamente sembra un fumetto, è un mix tra una grafica bella luccicante e un fumetto. Qua visto così sembra uno Zelda, per dire, è uno shader. La cosa bella della partenza è il countdown, vedete? Partono le voci. Posso attivare l'SCR e il SAS perché ormai non c'è la carriera, quindi è tutto attivo. 3 e partono. A livello di telecamere è fatto bene perché si possono vedere le varie telecamere dalla mappa, si può vedere dalla stazione di tracciamento direttamente con un tasto. Adesso stiamo ruotando come se non ci fossero domani perché abbiamo toccato. Vi voglio far vedere un'altra cosa. Il gancio, cioè è carina comunque il fatto che ci siano le nuvole. Il fatto che si vada, vedete, piazzare, perché ormai ci sono tutti gli aiuti, quindi metto in retrogrado e punta sulla, il paracadute si apre in automatico. È molto bello anche come si apre, cioè il potenziale secondo me c'è. Il problema è che al momento, come ho detto, noi stiamo partendo da un Kerbal 1 senza niente, nel senso che non c'è il calore, non c'è la forza dell'aria, nel senso che se voi sparate il razzo in verticale a una velocità folle, non vedete l'aria, cioè non c'è l'aerodinamica in questo momento. Sia che mettiate le ali, che mettiate cose, l'unica cosa che influenza ora la partenza di un razzo è il peso. Quindi anche a rientrare da un'orbita, se non avete gli scudi non cambia nulla, perché al momento non c'è nulla. Trovo un pochino bruttini questi menu così, è già in italiano, tradotto quasi tutto, però c'è da farci l'abitudine, perché ci dà qua tutto l'insieme degli oggetti, quindi ok, possiamo cliccarci sopra, però qua è tutto un insieme. Non c'è appunto niente scienza, non ci sono carriere, non c'è nulla di nulla. E la cosa brutta è quella, secondo me, perché il gioco doveva uscire più o meno un anno fa, è stato rimandato di un anno, e poi è uscito ma non ha ancora niente. Adesso vedete che il nostro omino scende. Questa è la classica Valentina Kerman. Possiamo fargli piantare la bandiera. Possiamo accendere e spegnere il jetpack. Adesso così, che è spento, però ecco, diciamo che non abbiamo ancora, almeno quanto vedo, possibilità di togliere il casco, possiamo solo piantare la bandiera, non abbiamo oggetti da recuperare, ovviamente possiamo andare dove vogliamo, però calcolando che stiamo giocando una sandbox. Ora recuperiamo il veicolo e torniamo alle AV. E praticamente adesso ci sono dei razzi già costruiti che possiamo andare a prendere. Onestamente non capisco anche il prezzo, perché secondo me è sovradimensionato rispetto a quanto ha da offrire il titolo. Sicuramente è promettente perché è graficamente molto bello e la roadmap è ricchissima, nel senso che hanno previsto a fine sviluppo il multiplayer. Hanno previsto un sacco di cose, anche il rover è stupendo da vedere. Possiamo integrare una componente a qualcos'altro o usarlo indipendente. Cioè, io adesso faccio il lancio di questo, è veramente bellissimo questo da usare. Anche i caccia, guardate il riflesso del sole, è molto bello. Ma
Come dicevo, la roadmap è ricca perché potremmo costruire basi, potremmo giocare in multiplayer, potremmo andare addirittura in altri sistemi, quindi qui si sfocerà un pochino nella fantascienza. Rover così è veramente molto bello, pensare comunque di usarlo. Boom! Vedete qua ho dei seri problemi di... Anche le esplosioni sono fatte molto bene e anche i motori. Adesso torniamo alle avie e vi faccio vedere un razzo. Facciamo partire un razzo, lo mandiamo magari in orbita intorno. Però ci sono rimasto un po' così, sono rimasto un pochino deluso dal fatto che non mi aspettavo ci fosse solo la modalità creativa, insomma, e non ci fosse nulla di nulla di ricerca. Ma soprattutto, e questo, vabbè, ci può anche stare nei prossimi mesi, magari sicuramente mi smentiranno. Ma la cosa più deludente, secondo me, è stato il fatto di non trovare già al rilascio l'attrito con l'aria, l'attrito con l'atmosfera, le meccaniche di calore. Questo è stato un peccato perché ho pensato, lo avevano già sviluppato per il primo, dei calcoli insomma già fatti, però non sono stati portati, insomma, quindi questo è veramente un peccato. Qua vediamo l'interno. Vabbè, adesso la lanciamo e proviamo. Poi le possibilità sono infinite di costruzione, è molto meno, diciamo, scattoso a livello di piazzare i blocchi. Mi ricorda un The Sims dove tutto viene così molleggiato nell'applicare i vari pezzi, quindi è molto interessante. Adesso possiamo andare all'interno, vedete che si vede all'interno il nostro omino Team Chickerman che sta per partire. Anche la fase di lancio è veramente bello. Posso andare qua sotto e vedere quello che succede. Ora io attivo l'SCR che ci tiene dritti, gli do il via. Partiamo col conto alla rovescia. Vedete che, cioè, ha delle finezze che sono veramente molto belle. Cioè, a livello di immersione è veramente stupendo. Adesso andiamo, la meccanica anche degli stadi è uguale, è rimasta invariata. Però vedete che noi adesso andiamo su, ma non c'è nessun attrito con l'aria. Qua, in basso a sinistra, vedete che c'è l'atmosfera. Ed è un pochino più scomoda come cosa vista così. Però stiamo raggiungendo il primo strato. Poi raggiungiamo il secondo. Sgancio. Grande pausa per lag. E si va. Poi non sono bellissime queste nuvole fatte così, ma queste sono finezze, io non ci passo sopra. Ok, abbiamo fatto il passaggio, adesso ha fatto lo scatto perché è proprio caricato. Si vede il pianeta da lontano. Posso iniziare a inclinarmi in una direzione per cercare l'orbita. Quindi questo è il classico, insomma, classica cosa che si fa. La musica è molto carina. Questa è la forza G, insomma, qua su quando arriva sul rosso c'è il rischio che svenga. È già stato tutto comunque predisposto per diventare come il Kerbal 1, quindi il controllo via onde radio, la creazione di satelliti per poter controllare in modo remoto varie sonde che noi mandiamo. Quindi la base è la stessa. Il problema è appunto vedere quanto tempo ci vorrà prima di vedere delle effettive novità, perché se arriviamo ad avere l'attrito con l'aria, l'atmosfera, il calore, insomma, tutte quelle cose lì. Perché non va? Perché devo riattivarlo, ok? Guardate che bella la fiamma. Cioè, tiene conto anche dello spazio, che comunque è diverso, dell'assenza dell'atmosfera. Però fino a quando non vedremo delle effettive novità, tipo la possibilità di fare le colonie, il multiplayer e il discorso interplanetario tra sistemi, il gioco sarà semplicemente, secondo me, poi magari rimango sempre aperto al dialogo, insomma, nei commenti, rimarrà sempre un qualcosa di simile all'1. Per cui non varrà la pena spendere 50 euro per avere qualcosa di più bello graficamente, o almeno non subito. Se non avete l'uno, certo, lo potete prendere e ne seguirete lo sviluppo, o lo potete prendere tra qualche mese. Guardate che belle le nuvole qua sotto. Però, per il resto, chi ha già l'uno gli conviene? Non lo so, onestamente non lo so al momento. Eccola qua, la stiamo facendo l'orbita. È un po' così, dobbiamo abbassarci un po'. Però tra un po' avremo l'orbita, quasi qua ci dà lo schianto previsto.
adesso inizieremo tra poco a entrare in orbita, e poi faremo un retrogrado. Qua il carburante, vedete, c'è il delta V, che è interessante sempre quello per... Adesso io non mi metto neanche in orbita. Stoppo. Non siamo in orbita, vero? No, ci schiantiamo. Ora facciamo una cosa. Ci mettiamo sganciati. Giriamo. Ci sono anche le voci che erano tutte state aggiunte con le mod nell'uno, quindi non ha neanche lo scudo termico questo, non gli è stato neanche aggiunto. Acceleriamo il tempo e arriviamo al punto dove dovremmo tecnicamente. Schiantarci. Bisogna sempre fare attenzione col tempo veloce perché soprattutto adesso che è in early access potrebbe finire molto male. Siamo a 1200 km, c'è il sole. Qua è bello perché siamo proprio nello spazio, cioè molto bello da vedere, anche le nebulose che si vedono in lontananza. Adesso acceleriamo fino a scendere sotto i 1000 e andiamo. Adesso, tecnicamente non dovrebbe contare nulla. Bello anche il fatto che comunque si vedano le ombre, cioè da questo lato niente da dire. Adesso aspettate che vedete qua la pausa non è tradotta. Ok, ci siamo messi giusti. Scendiamo. Siamo a 200 km. Molto bello, stiamo finendo dall'altra parte del mondo. 150 km. Tecnicamente, poi tra un attimo inizieremo a metterci in dirittura d'arrivo per il contatto con l'atmosfera, cosa che avviene tipo adesso. Adesso dovrebbe partire la sfiammata, il plasma e tutto il resto, no? Invece non c'è. Dentro, però, attraverso l'oblò si vede. Vedete che non c'è? Quindi al momento non si può bruciare nemmeno in... beh, parte il bug qui, ma va bene. Non si può bruciare neanche in atmosfera. Possiamo aprire il paracadute a 8 km, direi che possiamo anche fare. Ok, molto bello. A un certo punto mi si è anche chiuso, però l'ho riaperto e va bene. Però... Intanto scendiamo, vedete l'altro laggatore, ma questi sono problemi tecnici, si risolvono, non è un problema. E il mio dispiacere è sempre legato al fatto che dobbiamo ricominciare da zero ancora. Quindi quanto ci vorrà? 2 anni? 3 anni? Prima di vederlo tutto, prima di vedere il multiplayer, prima di vedere tutto. Mi dispiace, onestamente mi dispiace. Però poi potete dire, ma cosa ti aspettavi? Uscivi in early access? Sì, però cavoli, con una base così consistente come l'uno, non lo so. Onestamente, mi dispiace perché ci tenevo tanto e mi dispiace dover aspettare ancora anni prima di vederlo completo e di poterci giocare magari in cooperativa. Intanto siamo atterrati. Stiamo arrivando. Kaboom. Bello il suono, cioè il suono più o meno. Però siamo arrivati. Ora, finisce qui. Ok, possiamo andare ad esplorarci la Luna. Quindi cercare di arrivare sulla Luna. Si può esplodere comunque, schiantandosi e così. Quindi non, anche in acqua si esplode se si va troppo veloce. Quindi ci sta, l'impatto c'è. Qua sembra di stare in Zelda. Quindi. Però, oh, il mio dispiacere è solo legato al fatto che si debba ancora attendere, che mi aspettavo fossero più avanti. Il gioco poi senz'altro le basi sono solide, il gioco è lui e non vedo l'ora, insomma, mi dispiace per il tempo che dovrò aspettare. Se posso dirvi, se vale 50 euro, allora, magari non subito, tra qualche settimana barra mese per l'ottimizzazione, a meno che non lo vogliate giocare con un dettaglio grafico più basso. Li vale se siete iper appassionati, se non avete magari... Diciamo, se avete l'uno, non saprei dirvi perché avete molto di più con l'uno adesso. Se non avete l'uno, l'avete visto tanto giocare, lo avete provato, ma non lo possedete, volete comprare il 2 e supportare lo sviluppo, 50 euro voi li potete spendere. Già, da valutare, sono tanti. Non penso, è già il prezzo praticamente finale. Kerbal partì sui 15-20 euro, io lo pagai quella cifra lì.
ripagato ampiamente dalle ore fatte nel corso di questi 9 anni. Però, insomma, questa è la mia critica un po' amareggiata a questo titolo. Ovviamente io ringrazio lo sviluppatore che mi ha concesso di provarlo e ovviamente ci faremo altri video, questo assolutamente sì, perché quando usciranno nuovi aggiornamenti consistenti non mancherò di farci assolutamente dei video. Quindi non finisce qui l'impegno per Kerbal. Fatemi sapere anche voi la vostra, il vostro parere qua sotto nei commenti. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!